Eccoci di ritorno dalla gara di Santa Maria Vico, dalla settima edizione della Corriamo Insieme. Quest'anno abbiamo veicolato assieme il messaggio importante, quello della ricerca contro il diabete giovanile, il diabete infantile in particolare. Luigi De Lucia e la sua Isola Runners ci sanno fare, lo hanno sempre dimostrato negli anni. Siamo ritornati nella piazza centrale, nella piazza più importante di Santa Maria Vico, una bellissima piazza ritrovata dopo qualche anno di assenza, perché le prime volte che abbiamo vissuto la gara di Santa Maria Vico l'abbiamo vissuta proprio in questa piazza, nella piazza Roma, dove siamo stati ospiti di un'organizzazione importante. Quando poi le condizioni atmosferiche diventano avverse, si nota ancora di più se l'organizzazione è all'altezza, è capace di sostenere l'impatto, è capace di fare la differenza. Luigi ha confermato tutto questo, Luigi De Lucia, la sua Isola Runners, i suoi splendidi collaboratori, le sue splendide collaboratrici, tanti che hanno dato una mano, l'amministrazione comunale in prima linea, il sindaco, il delegato allo sport, che tra l'altro è un mio atleta, Maurizio Masiello, e i tanti che hanno dato una mano per realizzare questo evento. Peccato poi che poi la pioggia ci ha condizionati, soprattutto perché è mancato lo spettacolo della premiazione in piazza e dell'accoglienza. Erano pronti anche delle bracciate megagalattiche in piazza. Peccato, però ci rifaremo l'anno prossimo, perché no? Gran bella gara dal punto di vista tecnico, percorso non facilissimo, anche se non ci sono state differenze altimetriche notevoli come invece è avvenuto l'anno scorso, 2 anni fa, però comunque il percorso è particolare, molto basolato. E non facile, visto anche il vento che poi si è alzato dopo 10 minuti dalla partenza, quando è iniziato a piovere. Però devo dire che i due giri, 4,9 il primo e 5,100 il secondo, hanno saputo mettere in evidenza le qualità degli atleti. Comunque sia le prestazioni sono venute fuori, anche per l'alto tasso tecnico degli atleti presenti in gara. E parliamo appunto della gara. La vittoria è andata, per quanto riguarda la gara maschile, a Ismail Nadim, per quanto riguarda le donne, a Malika Bella Lafkir, due ragazzi del team Caivano Runners, uno dei team che va per la maggiore in Campania, ma anche in Italia, l'ha dimostrato ai campionati italiani di cross. Ismail partito molto forte sul piede di 3,02-3,03 al chilometro, poi dovuto rallentare necessariamente nella seconda parte con una chiusura in 3,06-3,07 finale, poco più di 31 minuti dal via. Seconda posizione, il compagno di squadra, il sempre forte Giuseppe Soprano, a una manciata di decine di secondi dal leader. Terza piazza, uno dei miei tanti splendidi atleti che oggi erano in gara, Marek Adam, ragazzo da poco diventato padre, rinnovo gli auguri via videoblog a Maria Vlad, mamma Maria, così come allo stesso Marek e soprattutto al nuovo nato Leonardo, che già è un atleta in erba e lo porteremo, magari sceglierà o il suo allenatore, sono prenotato. E Marek è grande, poco sopra i 32,20, se non ricordo male, vado a memoria, non ho alla portata di mano la classifica di Pasquale Pizzano, ma ricordo indicativamente i tempi, posso sbagliare di pochi secondi. Un 3,14 di media, non male, così come non male è stata la grinta di Marco Piccoli, non piccolo, che non sto passando un buon periodo per qualche problemino sui dati ematici, un po' leggermente anemico, ma comunque la sua gara è sempre di spessore. Marco è uno dei miei grandissimi atleti, uno dei miei pupilli, lo è da sempre, è un ragazzo eccezionale, lo dimostra sempre. E con lui oggi gran gara anche per Antonello Satoriale, che sta tornando su, quindi terza, quarta e quinta posizione per i miei atleti. Il piacere di nominarli all'arrivo, di vederli sempre grintosi, in gran condizione. Segnalo anche la grande prova di un cinquantenne, oltre a Pasquale Iapicco, che va sempre fortissimo, nel team dei miei atleti, Lino Sence, questo cinquantenne che domenica prossima sarà al campionato italiano di maratona a puntare la sua prima volta sulla 42 km. Il mio in bocca al lupo come coach, ma soprattutto come persona che lo stima davvero tanto da sempre, indipendentemente da me essere diventato coach negli ultimi mesi.
e gara femminile con Malika Belfakir che dà spettacolo dal primo metro fino alla fine, per lei poco sotto i 36 minuti, che viaggiare a 3,35, 3,35,5 su questo percorso con quelle condizioni atmosferiche, dicono che Malika domenica prossima ad Acropoli alla mezza maratona sarà di certo tra le assolute protagoniste, se non la protagonista per eccellenza. Seconda posizione, anche lei sarà domenica con me ad Agropoli a vivere la gara, una mia atleta, l'atleta di punta del mio team di ragazze, con Marina Lombardi, ragazza napoletana che corre per l'Atletica Cascina, oggi decisamente sotto il muro dei 30-39 minuti e soprattutto delle ottime sensazioni perché la gara di Santa Maria Vico ci serviva oltre che finalizzarla in quanto bella gara, ma soprattutto per trovare la gamba in vista di domenica prossima. Si punta a fare una grande prestazione ad Agropoli e ne ha tutti i numeri Marina e lo confermerà domenica prossima, speriamo io. Sono fiduciosissimo. Terza posizione, Anna Maria Di Blasio, che ha tentato la ragazza casertana di stare azzeccata a Marina nella prima parte, ha pagato un po' nella seconda, ma comunque è riuscita a scendere sotto il muro dei 40 minuti e che oggi, ripeto, non era proprio facilissimo farlo. Quarta e quinta posizione, due ragazze che sono tornate in gara dopo qualche mese di assenza, Loredana Lamberti, la ragazza salernitana, zona Cava di Tirreni, la carabiniera in gara, lei fa parte dell'arma, e quarta posizione per lei, mentre poco sotto i 41 minuti, poco sopra i 41 minuti invece Anna Davino, la ragazza del team di Benevento, del Amatori Podismo Benevento, il team di Pasquale Della Torca, quelli che poi ci ospiteranno il 1º maggio per la Stra Benevento. E poi tanti, tantissimi atleti, tanta competizione a tutti i livelli, con 1200 atleti iscritti, poi sono curioso di vedere quanti gli arrivati, non ho ancora dato un'occhiata alla classifica ufficiale. Però ci siamo davvero divertiti. Io mi sono divertito a presentare questa gara perché quando tutto funziona, quando tutto va per il meglio, tutto è più facile anche per il sottoscritto. Riesco a modulare meglio ritmi, medie, proiezioni, voce, rapporto con il pubblico e tutto diventa diverso, molto più facile. Peccato, ripeto, la pioggia ha condizionato poi la seconda parte della gara perché è iniziato a piovere dopo 10-15 minuti in modo consistente, tanto che alla fine non si è potuto neanche dare vita alle piccole gare dedicate ai giovanissimi, momenti belli, bellissimi che ogni anno Santa Maria Vico, ogni anno la Sorella Runners dona ai ragazzi. Quest'anno purtroppo le condizioni atmosferiche non l'hanno permesso, ci aggiorniamo anche in questo caso all'anno prossimo. Complimenti a Luigi De Lucia, complimenti alla SOS La Runners, complimenti a tutti quelli che hanno dato una mano, alle aziende che hanno sentito l'esigenza di stare a fianco all'organizzazione, alle forze dell'ordine, complimenti al comune, ripeto, il comune di Santa Maria Vico. Quando vedi in prima linea il sindaco e l'assessore, che tra l'altro è un atleta gareggiato, nonostante una caduta al secondo chilometro, causa un'arancia acchiappata sotto il piede, e si è rialzato dolorante, ha fatto tutta la gara poco sopra i 39 minuti e devo dire che ha smaltito bene la mezza maratona Roma-Oste, dove Maurizio ha chiuso in poco più di 1 ora e 25. E ci siamo divertiti. Questa è una delle gare più belle che la Campania ci dona. C'è Luigi De Lucia che con il suo team fa la differenza, ma Luigi non puoi che amare, non puoi che stimare, non puoi che voler bene una persona come Luigi. E non è un caso che la città si stringe a lui nel realizzare questo evento. Non è un caso vedere tanti organizzatori che non erano in gara a dare a loro volta una mano a Luigi per curare il momento della partenza e altri aspetti della gara. Questo è quello che vorremmo vedere sempre. Luigi lo merita, Luigi è sempre presente su tutte le gare, lo striscione mitico della sua Sola Runners mi segue e mi perseguita in tutti gli eventi e spero che questo avvenga sempre, sempre, sempre.
perché significa che le nostre domeniche le andiamo a condividere, perché significherà sempre che stiamo vivendo dei momenti emozionali assieme. E quando c'è Luigi è un'altra cosa, quando c'è la sua Estrella Langers è un'altra cosa, quando ci sono le persone giuste, pulite, vere, dalle quali non devi aspettarti fregature e pugnalate, tutto è molto più bello. Venite con noi domenica prossima, saremo ad Agropoli, io ci sarò, sarà una grande mezza maratona, i numeri stanno aumentando, Roberto Funicello questa mattina era a Santa Maria Vico a promozionare sia la mezza maratona sia la transmaraton e con la piacevolezza di una bella gara vissuta a Santa Maria Vico già sono proiettato. Questo sabato prossimo avremo la presentazione in piazza dei top atleti dell'Half Marathon di Agropoli e poi domenica la gara, partenza ore 9:30, senza dimenticare che c'è l'ora legale. Intanto ci siamo gustati la gara di quest'oggi. Grazie Gigi, grazie di cuore. E dove c'è Gigi c'è anche il vino che Gigi ha donato agli organizzatori, o per meglio dire alle società e non solo. Un grazie a tutti voi, stamattina ci siamo divertiti, è stata una bella gara, nonostante il vento, nonostante la pioggia. E tutti i protagonisti, fino in fondo. Grazie di nuovo, Gigi. Grazie, Suessa Lorenzo.